spettacolo. Com'è? Ma spettacolo! Sono troppo contento, veramente uno spettacolo. Ciao, sono Vittorio di vivalafocaccia.com. Come avrete potuto notare, abbiamo appena fatto uscire una nuovissima versione del blog con un'interfaccia utente molto più semplice, moderna, con tantissime nuove funzionalità. Se siete degli utenti registrati, potete commentare, inserire le recensioni delle ricette, salvarvi le ricette per trovarle facilmente, potete stamparle e così via. Ma per fare tutto ciò dovete resettare la vostra password e in questo breve video vi voglio far vedere come si fa. Vediamo! Per resettare la password andate qui sulla destra, cliccate su password dimenticata, inserite l'indirizzo di email che avevate usato per registrarvi su Viva la Focaccia e cliccate su richiedi nuova password. Viva la Focaccia vi manderà un link via posta elettronica. Lanciate il vostro programma di posta elettronica e cliccate sul link. Inserite una nuova password di almeno 8 caratteri e una seconda volta per conferma. Adesso potete collegarvi tranquillamente inserendo il vostro email e la nuova password. Una volta collegati, in alto apparirà una barra dove potete accedere al vostro profilo, alle vostre ricette salvate e così via. Sul vostro profilo potete aggiungere la foto, una descrizione, farvi un po' conoscere sulla comunità di Viva la Focaccia. Le mie ricette sono ricette che potete salvare per ritrovarle facilmente e chiaramente una volta che siete collegati potete accedere a tutta una serie di nuove funzionalità. Per esempio all'interno delle ricette, a parte poter mettere il mi piace, potete creare delle collezioni delle vostre ricette preferite. Per esempio qui le focacce di Angelo. Aggiungiamo. Inoltre, se scorrete in fondo alla ricetta, trovate uno spazio dove potete inserire una recensione vostra, incluse delle foto dei vostri risultati. Più sotto potete inserire dei commenti o fare domande che vengono risposte da Angelo e Vittorio e dalla comunità di vivalafocaccia.com. Non dimenticatevi di inserire il vostro email in questo spazio per ricevere la nostra newsletter con le novità tutte le settimane. Inoltre è ora possibile in maniera semplicissima collegarvi tramite Facebook cliccando sul bottone blu. Noi ci vediamo per la prossima video ricetta sul mio blog vivalafocaccia.com. Ciao!